Salve a tutti, sono Andrea Vitello, storico e vittima del bullismo, autore di questo libro pubblicato da Multimedia, la casa editrice dei diritti umani, intitolato Il bullismo nella società, storie di razzismo, omofobia, abilismo, sessismo, mobbing, bullismo giovanile e adulto, come prevenire e contrastare il bullismo attraverso la didattica della Shoah, con la prefazione di Emanuele Fiano, l'introduzione di Riccardo Nuri, la postfazione di Davis Dori e in copertina la vignetta di Mauro Biani. Il libro ha il patrocinio di Presenza, Agenzia di Stampa Internazionale per la Pace e per la Non Violenza, e il patrocinio di Amnesty International Italia. In appendice troverete, nella sua interezza, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che nel 2023 ha compiuto il suo 75° anniversario, commentata da Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Il 50% del ricavato dei diritti d'autore, per mio volere, andranno ad Amnesty e a Presenza per un progetto per contrastare il bullismo e il mobbing. Il libro è diviso in quattro parti. La prima parte, racconto come nasce il bullismo, sin dalle sue origini, le varie forme di bullismo, compresa il mobbing, il bullismo tra gli adulti, bullying at work, in inglese, chiamato così in Inghilterra, e i suoi effetti collaterali, sulla salute, sia per chi lo fa, sia soprattutto per chi lo riceve, e i numeri e dei dati su questo fenomeno mondiale. La seconda parte del libro tratta le storie di chi ce l'ha fatta e di chi non ce l'ha fatta e quindi si è tolto la vita oppure in un unico caso gli è stata tolta. Sparso un po' in tutto il mondo, Stati Uniti, Australia, Giappone, Nord Africa, e naturalmente l'Europa anche con l'Italia. La terza parte tratta i metodi tradizionali per affrontare il mobbing e il bullismo e spiego quali sono i paesi europei che hanno messo sotto norma di legge il mobbing. La quarta parte affronta la didattica della Shoah e dei diritti umani per contrastare questi fenomeni. Le conclusioni del libro sono un'intervista dell'editore a me dove io racconto il mio passato da vittima di bullo e gli obiettivi del libro. Io sono arrivato 2 volte vicino al suicidio a causa del bullismo e quindi racconto anche come è possibile, diciamo, uscire da questa scia, anche se alcune volte mi capita di avere problemi di ansia. E la didattica della Shoah che io metto nel libro è molto importante perché spiegando l'Olocausto a scuola, non ci sono soltanto le vittime del popolo ebraico, che ovviamente è stato quello più martoriato di tutti, ma ci sono anche i Rum e i Sinti, i testimoni di Geova, gli omosessuali e le lesbiche, i disabili psichici e fisici, gli oppositori politici. Raccontando di tutte le vittime dell'Olocausto, si deve spiegare come ogni forma di violenza verso ogni categoria di persona sia sbagliata, perché si comincia con piccole forme di violenza, come può essere quindi il bullismo, e poi si può arrivare a quelle più estreme, come spiega Emanuele Fiano nella prefazione, e come Liliana Segre ha più volte detto quando ha parlato del bullismo. Liliana Segre, che è uscito più volte nel libro, proprio le sue dichiarazioni in merito al bullismo. Dopo la didattica della Shoah, chiaramente si passa alla didattica dei diritti umani, spiegando quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come strumento per difendere i diritti umani, perché sia il bullismo che il mobbing e tutte le forme di bullismo, quindi compreso il cyberbullismo, rappresentano una gravissima violazione dei diritti umani. E inoltre, grazie alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si può cercare di prevenire nuovi possibili genocidi che purtroppo ci sono stati anche nel Novecento dopo l'Olocausto. L'obiettivo del libro è quello di sensibilizzare sul fenomeno del bullismo, molto spesso sottovalutato e sommerso, che però porta tantissima sofferenza e alcune volte, anzi molte volte purtroppo, è causa di suicidi. Inoltre, spero che possa portare a nuove leggi, sia sul bullismo sia sul mobbing, e ad una giornata mondiale per contrastare il mobbing e il bullismo, che non sia una giornata mondiale tanto per farla, ma una giornata mondiale che possa portare a iniziative estremamente importanti. Grazie per avermi ascoltato.